Mister Michele Magliano, quest'oggi un punto dopo un pareggio, dopo la partita con il Centallo. Mister, sono arrivati due punti in questo dittico che era importante, Chisola-Centallo. Col Chisola sicuramente il punto era guadagnato e il bicchiere era mezzo pieno. Quest'oggi come valuti questo pari e questa partita contro un avversario, insomma, che si è confermato ostico? Beh, innanzitutto Centallo è la miglior difesa del campionato, è una squadra che difficilmente concede e se concede comunque non ha mai preso nessun tipo di tra virgolette imbarcate, nel senso è una squadra assolutamente compatta, assolutamente tosta, fisicamente forte, con delle caratteristiche importanti. Noi oggi non abbiamo fatto una partita brillantissima, non siamo stati particolarmente propositivi, vuoi per un periodo dove magari siamo un pochino meno brillanti rispetto al solito, vuoi per la capacità anche degli avversari che adesso probabilmente ci affrontano anche con un occhio di riguardo come capitava a noi quando andavamo ad affrontare la squadra che stava facendo meglio in assoluto in quel periodo, negli anni passati. Ma punto guadagnato, punto perso, sicuramente per come si era messa la partita un punto che deve dare morale, che ci dà continuità e questo è importante. Dal punto di vista dell'essere più propositivi, dal punto di vista di cercare di ripresentare l'intensità che avevamo prima, oggi non l'abbiamo fatto e quindi su quello dobbiamo farci un attimino un esame di coscienza, io per primo. Sotto questo punto di vista, quindi il turno di riposo forse arriva nel momento giusto per recuperare un attimo anche quella brillantezza di cui parlavi e poi fare i conti con la classifica, che sarà una classifica poi pari a tutti gli effetti. Ma sì, io comunque l'aspetto della classifica per me è comunque una conseguenza. L'aspetto principale è il fatto di essere protagonisti, di essere in campo, di portare in campo qualcosa di importante, di trasmettere qualcosa alle persone che ci vengono a vedere, a noi stessi, e quello è l'aspetto che mi preme di più. È anche fisiologico il fatto che comunque oggi era la quindicesima di campionato, abbiamo fatto un percorso assolutamente importante e ci possono essere dei periodi appunto fisiologici dove magari non sei al 100%. Dobbiamo prenderlo con le dovute, leggerlo nella maniera opportuna, soprattutto da parte mia, leggerlo nella maniera opportuna, analizzarlo nella maniera opportuna. Il turno di riposo sicuramente ci può fare bene dal punto di vista mentale e dobbiamo avere serenità nel preparare la prossima partita, però con la consapevolezza che possiamo assolutamente proporre qualcosa di più interessante rispetto a quello che abbiamo fatto oggi in alcuni frangenti.